Nasce da un'esperienza che si sta diffondendo per l'Europa, è stata raccolta per ora da Milano e Padova, che hanno dedicato i loro giardini a delle persone singole, persone che hanno pagato dei prezzi per difendere i diritti altrui. È un movimento che si sta affermando, adesso ci sarà nei prossimi mesi anche un incontro europeo di questo movimento. Mi sembrava che Genova dovesse dedicare la sua settimana internazionale dei diritti, dedicata ai giusti, anche alla realizzazione di un giardino. In questo caso cerchiamo con Genova di riconoscere il valore di cause collettive, come per esempio i 200 giornalisti russi che sono stati uccisi per difendere la libertà di informazione. Abbiamo con noi Yolanda Mukhagazana, che è candidata al premio Nobel per la pace 2011, che è testimone instancabile del genocidio ruandese, testimone anche di pace. Abbiamo con noi due giornaliste russe, una che ha un nome che è diventato un grande punto di riferimento non soltanto per i giornalisti di tutto il mondo, cioè Vera Politkovskaya, figlia di Anna Politkovskaya, e con lei abbiamo Nadezhda Pruzenkova. Abbiamo delle persone che rappresentano la realtà, la durissima realtà messicana, la difficoltà di essere giusti oggi in Messico, una delle realtà più drammatiche del pianeta, forse la prima democrazia che rischia di diventare narcostato. E con noi sono Sandra Rodriguez Nieto, Annabelle Hernandez, Cinzia Rodriguez e Eduardo Joaquín Gallo Iteglio. L'anno scorso era un giardino appunto a San Pier d'Arena, quest'anno sono tre alberi che dedichiamo a questo: essere giusti, essere donne, essere forti e essere testimoni di diritti, ma anche di dovere, il dovere di opporsi nel mondo per essere anche testimoni di pace e di memoria.